quando si parla di Europa, immancabilmente c'è qualcuno che fa riferimento al grande progetto del manifesto di Ventotene di Spinelli. Vorrei iniziare da una cosa. Se c'è una cosa che non c'entra niente con la Costituzione europea è il progetto del manifesto di Ventotene, che per essere precisi venne in qualche modo, il manifesto è opera di Spinelli e di Colorni e di Ernesto Rossi. Colorni morì durante la guerra, Rossi poi morì nel 67, il più longevo di tutti è stato Spinelli, il quale peraltro già un anno dopo la pubblicazione del manifesto ritenne di doverne prendere le distanze perché in effetti un po' troppo utopistico, un po'. Va bene. In realtà, se noi tentiamo di fare una storia dell'Unione Europea dal 45 ad oggi, ecco, non andiamo più indietro nel tempo, ci accorgiamo di scrivere la storia di un fallimento politico, di un clamoroso fallimento politico. L'Unione Europea ha lontano progenitore, i Mazzini, come voi sapete, che però diceva tutt'altre cose, un progenitore più recente in un personaggio che chissà perché non viene citato mai o quasi, che è Udenov Kaverzyk, un diplomatico austro-ungarico, figlio, padre e madre era uno serbo e l'altra giapponese. È quindi uomo che appartiene al mondo dell'alta borghesia, dell'alta diplomazia del tempo, che subito dopo la prima guerra mondiale, un po' sotto l'effetto dello shock del grande massacro, un po' in qualche modo percependo il rischio che poi diventerà certezza, di una marginalizzazione dell'Europa che non è più il cuore del mondo, inizia a proporre una qualche, il suo progetto di paneuropa, che però, attenzione, non era una cosa che rimuoveva tanto la dimensione statuale nazionale, anzi, tendenzialmente lui proponeva una formula di tipo confederale. Mentre invece Spinelli, Colorni e gli altri proponevano una federazione europea. Cosa differenza ancora più importante, Udenov Kaverzyk proponeva la costruzione di un grande edificio, un'operazione di architettura istituzionale affidata essenzialmente a diplomatici, manager, dirigenti politici, cioè un progetto squisitamente italiano. Stesso Ventotene, al contrario, pensava di trasformare le varie resistenze antifasciste che c'erano state in rivoluzione europea per far nascere un nuovo soggetto statuale in cui ci si riconoscesse tutti quanti. Ora, il progetto di Ventotene è stato semplicemente un'etichetta utilizzata nella maggior parte dei casi. Ma quando andremo a riprendere le fila del discorso, dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, assisteremo che cosa? Al riprendersi del discorso di Paneuropa, sia pure in forme un po' dissimulate. L'europeismo di Spaak, di Adenauer, di De Gasperi, così via, fu essenzialmente un europeismo confederalista. Ancora una volta c'è una cosa, lo spavento della guerra, la constatazione, a questo punto non più la previsione, ma la constatazione della marginalità europea nel contesto internazionale in cui si afferma la teoria dei grandi spazi che inizia a superare quello che era stata l'anima dell'ordine europeo. L'ordine westfalico, cioè l'indipendenza di ciascuno Stato, eccetera, eccetera. Qui nascono,
alleanze permanenti, per la prima volta dotate di strutture organizzative politico-militari permanenti, unitarie. Non c'è mai stato prima qualcosa di simile alla NATO, e nasce quindi questo progetto che è essenzialmente politico prima ancora che economico. L'unica iniziativa che avrà un qualche influsso economico, ma nata per ragioni politiche, è la nascita della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, per rimuovere una volta per tutte l'antagonismo franco-tedesco in materia. Nasce questa idea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio che in qualche modo neutralizza questo conflitto. Però il progetto generale è il progetto di una confederazione che si esprime soprattutto in un disegno di ordine militare, l'istituzione della Comunità Europea di Difesa. Non proprio un esercito europeo, ma l'integrazione dei vari eserciti nazionali per permettere all'Europa di avere una voce comune. Per quanto possa sembrare strano, naturalmente parlo dell'Europa occidentale. Parlo di Germania, Italia, Francia, Benelux. All'inizio si pensava all'Inghilterra, però si è sempre tenuta un po' fuori, eccetera. All'inizio si sarebbe potuto pensare a un'ostilità americana nei confronti di questo disegno, assolutamente no. Inizialmente gli americani erano favorevoli, più che altro perché pensavano che attraverso lo schermo della CED si potesse procedere al riarmo tedesco. Gli americani puntavano molto a una Germania riarmata e potentemente riarmata come principale argine, come pilastro della politica del containment nei confronti dell'Est Europa. Questo disegno naufragherà. Naufragherà per il voto contrario del Parlamento francese, dove comunisti, gollisti, partiti socialisti ed altri voteranno contro, sia pure per pochissimi voti, il progetto della CED verrà bocciato. Quindi questa è la fine del primo progetto eminentemente politico di un'Europa, se volete, confederale, ma comunque soggetto. Dopo un paio di anni di disorientamento si affaccerà un nuovo progetto, quello che sfocerà nel Trattato di Roma e nell'istituzione del MEC, il Mercato Comune Europeo. Qui un ruolo importante sarà quello svolto da Jean Monnet, il quale sul modello della CECA diceva: beh, d'accordo, il modello politico è fallito, lo vediamo in un altro momento quando ci saranno migliori condizioni, per adesso puntiamo a una cosa, all'integrazione economica. Per la verità il buon Jean Monnet aveva dalla sua una cosa, il successo che aveva avuto l'Unione Europea dei Pagamenti, la UE, istituita intorno al 50 e che sostanzialmente si basava su un'idea che peraltro aveva un progenitore non esattamente democratico, era il ministro Schaaf del Terzo Reich, che proponeva lo scambio in compensazione. Cioè io non ti pago subito il carbone che mi dai, ti vendo tecnologie, prodotti tecnologici, alla fine dell'anno facciamo la differenza e io ti do la differenza. Qual è il vantaggio di questo modello? Che sinceramente io nella situazione attuale riprenderei, il vantaggio è questo, che non dovendo pagare volta per volta, tu sei costretto a ricorrere al credito molte volte in meno, e per cifre molto più piccole, una volta all'anno la differenza paghi quello ed è finito. Questo meccanismo funzionò abbastanza bene, si diceva che l'Europa era diventato un piatto di spaghetti perché era basata su un intreccio di rapporti bilaterali che appunto prevedevano questo tipo di compensazione. Nel complesso questa cosa funzionò, poi verso la fine degli anni 50
venne dismessa, ma venne dismessa perché nel frattempo era funzionato, cioè in qualche modo la reindustrializzazione d'Europa si era realizzata, molto più che per le provvidenze del piano Marshall, per questo tipo di, diciamo, di pratica economica che ha fortemente favorito l'economia reale rispetto a quella finanziaria in quei momenti, perlomeno aveva ridotto il costo dell'intermediazione finanziaria. Questa nuova formula avrà un certo successo per diversi anni, al punto che verso la fine degli anni 60 c'è, nel frattempo verrà costituito un nuovo ente, l'Euratom, cioè l'Agenzia Europea per le ricerche nucleari, per l'energia atomica. E l'idea di Cudenov fu quella di procedere a una confederazione, se non degli stati, degli enti europei, MEC, Euratom e CECA, dando vita alla CEE, Comunità Economica Europea. Quindi l'Europa che non sarebbe esistita un soggetto politico immediatamente, però cominciava a essere un soggetto economico, il che per la verità ebbe fino a un certo punto un certo successo, quando però iniziarono alcune battute d'arresto, ma anche minime, intendiamoci, per esempio la cattiva riuscita del piano Marshall per quanto riguarda l'economia agricola europea, ma anche per altre cose. E il progetto alla Jean Monnet iniziò ad avere il fiato grosso. Negli anni 70, anche per effetto della crisi del 74, solamente in qualche modo generata dalla guerra del Kippur, la situazione diventò meno brillante, i risultati furono assolutamente meno brillanti di quanto erano stati nel decennio precedente. Si iniziò a porre il problema di una riforma dell'Unione. Qualcuno iniziò a parlare dell'opportunità di una moneta per l'Europa. Beh, andiamo fino in fondo nel processo di integrazione economica e realizziamo la moneta. Per la prima volta se ne parlerà nel 78, quando intanto verrà varato il sistema monetario europeo, che introduceva una novità, perché sì, è l'integrazione europea che c'era stata prima, basata essenzialmente sull'economia, però qui compare l'elemento della moneta, che è una cosa che coinvolge direttamente gli Stati. E nasce questa idea, nasce questa moneta virtuale, che è lo scudo europeo, che vive in una serie di relazioni, volte per bilaterali, con ciascuna delle monete. Le varie monete nazionali fanno parte del serpente monetario europeo, sistema monetario europeo, lo SME. Anche questo avrà un relativo successo, salvo poi nei primi anni 90, impattando con una nuova ondata di perturbazioni dei mercati, soprattutto finanziari, costringere a un ripensamento. Ripensamento che gradualmente, mentre si realizzava il grande mercato unico europeo che portava fino in fondo le premesse del Trattato di Roma e sviluppava, comincia a nascere l'idea del scambio integrale e abbattimento di ogni barriera all'interno dell'Unione Europea, e però la moneta, ecco l'incontro di Maastricht, dove l'idea comincia a essere quella di sposare l'integrazione economica europea con l'integrazione politica per il tramite della moneta. La moneta, leva fondamentale, come avete sentito, del potere di intervento statale in economia, intervento, attenzione, di volta in volta chi pensa semplicemente a un giurato che regola il mercato, chi pensa invece a uno strumento che potrebbe essere di intervento, c'è tutto un dibattito in quel momento.
Non tutti sono felici di questa idea. Per esempio, l'Inghilterra, che è entrata nella moneta europea nel 1974, non aderirà mai al progetto dell'euro, pur riservandosi in questo senso. E facendo parte, questa è una divertente, l'Inghilterra non fa parte della moneta dell'euro, continua ad avere la sua moneta sterlina, però siede nel consiglio della BCE e ha capacità di voto. Adesso con la Brexit il discorso comincerà a essere politicamente meno facile, quindi prima o poi bisogna affrontare questo problema. Ma comunque si decide che la moneta sarebbe stata la locomotiva che ci avrebbe portati all'unione. E si cominciano a fare progetti. C'è un progetto di Costituzione europea che susciterà gli entusiasmi dei giuristi e politologi, in particolare della sinistra. L'idea della Costituzione senza Stato. Che vi ricordate indietro tutta di Renzo Arbore, dove ogni tanto c'era il comico che diceva: ma cosa sarebbe questa cosa senza Stato? Come dire un coreografo senza la Corea? Non c'entrava niente, una cosa o l'altra. Beh, l'idea inizia a essere questa: la moneta ci porterà e noi intanto facciamo la Costituzione senza Stato, appunto, il coreografo senza la Corea. E venne fuori un primo progetto di Costituzione europea, un volume. Io per il certo periodo della mia vita ho insegnato il diritto pubblico, e meno male che ho lasciato il diritto pubblico passare alla storia, perché l'idea di insegnare diritto costituzionale su una Costituzione di oltre 600 articoli, con articoli che arrivavano fino a 18 commi, in cui è sotto commi perché c'era la proposizione generale, poi c'era l'eccezione e poi c'era il sottocomma dell'eccezione all'eccezione. Io credo che non ci sarebbe stato più studente in grado di passare l'esame di diritto costituzionale. Una costituzione barocca, assolutamente priva di una logica unitaria, perché in realtà frutto del compromesso continuo fra le richieste di realizzare, in particolare quelli più piccoli che si sentivano meno tutelati, e quindi ogni volta dovevi stabilire, ad esempio, il meccanismo per decidere il voto, che non poteva essere più quello dell'unanimità. E allora sì, no, un momento, la maggioranza come si fa? Dipende dal numero dei paesi, però momento, la popolazione, perché non puoi mettere sullo stesso piano il Lussemburgo e la Germania federale all'epoca, poi dopo, no, che era già la Germania unificata. E quindi no, però non è che ce lo facciamo solo sulla popolazione, poi il Lussemburgo, il Belgio, eccetera, non contano più niente. Allora dobbiamo fare un voto ponderale che consideri la popolazione, il contributo economico all'Unione Europea e il singolo Stato, in modo che ciascuno ha una quota di voto da esercitare. Ma questo non basta, perché comunque dovrebbe, basta che si mettono d'accordo i tre principali, i tre quattro principali hanno fatto maggioranza. No, allora stabiliamo tutto un sistema di maggioranze qualificate, per cui ci sono decisioni in cui il voto deve essere proporzionale alla popolazione, altre di tipo paritetico, cioè veniva fuori una cosa assolutamente ingestibile. Per nostra fortuna questo progetto di costruzione venne sonoramente bocciato dai referendum in Francia, in Danimarca. E se nella memoria non mi inganno, doveva esserci il referendum in Ciccolina, nella Repubblica Ceca, che non si tenne proprio perché si dava per scontato che sarebbe stata bocciata. Mi pare che l'hanno bocciato anche in Olanda.
E in Olanda, in Irlanda li hanno fatti votare due volte. In Irlanda c'è stato il voto parlamentare dissociato da quello che va. Dopodiché, dopo un anno di disorientamento stile quello succeduto alla bocciatura della CED, si è arrivati al Trattato di Lisbona, che ha ulteriormente... Trattato di Lisbona che ci si è guardati bene dal sottoporre a referendum popolari, che è passato semplicemente tramite approvazione parlamentare e buonanotte, che però non ha mai funzionato granché. Perché nel frattempo è sopraggiunta la crisi europea con forti perturbazioni su quello che doveva essere il cuore della nuova Europa, l'euro, dove la crisi greca, il crescente debito italiano, eccetera, eccetera, hanno iniziato a far temere che la stessa moneta potesse non reggere. E quindi di nuovo, a ogni ondata di fallimento, la risposta era sempre la stessa. E perché c'è stato questo insuccesso? Perché non c'è abbastanza Europa. Ci vuole più Europa. Beh, ci ha fatto una lista con il nome di più Europa. Manco a dirlo, questo più Europa poi non veniva mai fuori. Cioè, sì, veniva fuori, ma non funzionava. E allora, cercherò di impiegare molto meno tempo per questa mia comunicazione, è arrivato il momento di porci un problema. Ma perché il progetto, anzi i progetti europei, perché noi abbiamo avuto una serie di progetti, quello politico confederale iniziale, quello alla Jean Monnet, tutto basato sul ruolo dell'economia, dell'integrazione economica, poi abbiamo avuto il progetto con l'euro, della trazione monetaria, di mezzo abbiamo avuto questi vari progetti di costituzioni europee, eccetera, eccetera, non ha funzionato mai. Al massimo quello dell'integrazione economica ha avuto un suo relativo successo, durato una decina d'anni, per poi iniziare una lenta crisi, ma insomma, è compreso, non ha funzionato. Perché? E qui si pongono una serie di problemi. In primo luogo c'è un problema, l'identità europea. Guardate che se voi chiedete a un qualsiasi cittadino europeo, compreso il vostro vicino di sedia, ma tu cosa sei? Quello ti dirà italiano, non ti dirà europeo. Oppure ti dirà tedesco, greco, spagnolo, anzi qualcuno ti dirà catalano, arrabbiandosi molto col fatto che lo chiami spagnolo, e qualche altro ti dirà scozzese, non del tutto convinto dell'identità inglese. Tutti per carità ti diranno, ma sì, ci riconosciamo l'errore, però ciascuno con la sua identità. Cioè il problema qual è? Non siamo riusciti a costruire un'identità europea. Non sarebbe stato facile, intanto perché la storia europea è la storia delle nazioni, perché siamo l'angolo di mondo con la maggiore frammentazione linguistica rispetto allo spazio. Sì, ci sono ovviamente situazioni tipo tribale, etnico, per esempio in Siria, eccetera, però comunque come varianti nella stessa lingua spesso. È un po' difficile dire che il tedesco, lo spagnolo, il portoghese, il polacco sono varianti di una stessa lingua. Sì, di uno stesso ceppo linguistico, peraltro con influenze molto diverse. Quindi intanto c'è questo problema. Problema non secondario, perché se hai lingue diverse, hai un sistema di mass media diverso. E hai opinioni pubbliche diverse, perché quello che legge la il Times, quello che legge il Corriere della Sera, quello che legge il Paese, tendono ad avere immagini diverse del mondo e anche della stessa Europa. Quindi prima di tutto c'è questo tratto identificativo che ha la sua importanza.
La lingua poi non è solo, attenzione, un fatto culturale, è anche un fatto economico. L'imposizione dell'inglese che si sta tentando in tutti i modi è una cosa che poi ha una serie di ricadute. Pensate per esempio al fatto che c'è chi, avendo producendo film, libri, canzoni nella lingua accettata come veicolare a livello del mondo, non deve tradurre niente, e tu invece che scrivi in italiano devi, o fai il film in italiano, devi essere prodotto. Questo si traduce in un differenziale di concorrenza molto forte. Quindi questo è già un aspetto che poi incide. C'è poi un problema di natura sociale. Da questo punto di vista noi veniamo da una tradizione che nello Stato nazionale vede prevalentemente l'aspetto culturale, oddio, qualcuno ci vede anche l'aspetto etnico o di sangue, vabbè, lasciamo perdere l'orrore, ma ogni Stato non è certo, c'è una dimensione culturale. Se i tedeschi, e guardate come la lingua conforma, modella il mondo, se i tedeschi usano la stessa parola per dire colpa e debito, è perché evidentemente hanno una concezione completamente diversa del rapporto con la finanza, per esempio. L'economia, ma pensate solo a una cosa, non è perfettamente un caso che noi europei, russi in particolare, ma anche tedeschi, siamo popoli di giocatori di scacchi, di scacchisti, e gli americani sono un popolo di giocatori di poker. Il gioco strategico contro il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è per sua natura molto più conforme all'impiego finanziario. Non è un caso che Keynes una volta abbia detto: chi pensa di basare lo sviluppo economico sui proventi dei mercati finanziari è uno che praticamente vuole affidare lo sviluppo economico ai proventi di un casinò. La differenza rispetto ai tempi di Keynes è questa: la finanza resta pur sempre un casinò. La differenza è questa, che adesso la roulette è truccata, il croupier mette le mani in tasca ai giocatori che giocano fish false. E insomma, non è proprio esattamente la situazione ideale, neanche dal punto di vista del mercato, devo dire. Per cui, che cosa succede? Succede che questo gioco scombina lo stesso progetto. Perché? Perché ogni Stato, vedete, è il campo magnetico di un gruppo di interessi. Che ci sia la democrazia o non ci sia la democrazia, come auspicherebbero gli ordoliberisti, è secondario, perché comunque ogni Stato deve basarsi sull'integrazione dei diversi gruppi sociali. È inevitabile che ci siano interessi diversificati, contrapposti, che questi interessi non siano riducibili alla dimensione individuale, ma creino gruppi, aggregazioni con bisogni, con aspettative diverse, e alla fine, che ci sia democrazia o non ci sia, tu devi comporre gli interessi intorno a questo magnete che è lo Stato, per cui ci sarà qualcuno un po' più vicino al sole che si riscalderà di più e man mano che ti allontani sarà più freddo, però nel complesso tu tieni insieme una compagine sociale. Quando nel 1919 gli spartachisti pensavano che la classe operaia li avrebbe seguiti nella rivoluzione, e dovettero poi constatare che la classe operaia in grande maggioranza restò fedele alla socialdemocrazia, che accettava il grande compromesso con l'esercito e con i partiti, non solo di centro, anche di destra moderata come il tedesco, nazionali come... Ora, questo perché accadde?
perché in qualche modo la classe operaia tedesca ebbe il timore di compromettere quello che era riuscita a conquistarsi nel sistema industriale tedesco, che aveva un certo livello di plus profitto, di plus prodotto da redistribuire anche nei salari. E tornare ad essere una serie di staterelli, eccetera, avrebbe messo in discussione questo. Era giusto, era falso, probabilmente era sbagliato, ma non c'entra. I gruppi sociali si muovono sulla base di quello che percepiscono come il più vantaggioso inserimento nel sistema sociale costruito. Ecco, il problema è questo, che noi continuiamo ad avere il sistema sociale tedesco, italiano, francese, spagnolo, polacco, eccetera, mentre non si è costituito un sistema, uno spettro di interessi costruito a livello europeo. Ogni paese continua ad avere la sua particolare struttura di compensazione sociale. Non è solo una questione di stato sociale, pure ha il suo peso in questa faccenda. È una cosa che investe dal diritto del lavoro alla istruzione e che obiettivamente, con buona pace degli ordoliberisti e delle correnti similari che li affiancano, non si possono affidare solo al mercato, inevitabilmente. Devi comunque comporre una società totalmente affidata al mercato, alla sanità, all'istruzione, eccetera, eccetera, in realtà non riuscirebbe a funzionare. Questo anche il ceto politico attuale, totalmente imbevuto dei luoghi comuni del neoliberismo, lo capisci? Cioè alla fine tu vedi come le politiche economiche dei vari stati tendono, che ovviamente, a fare i conti con i vari gruppi sociali, a tentare di assicurare in qualche modo una cosa anziché un'altra. Persino gli Stati Uniti, paese nel quale, per carità, la riforma sanitaria della Clinton è fallita prima di iniziare, tutto deve essere le assicurazioni, vatti a assicurare, e non parliamo del sistema di formazione, di istruzione dell'università, eccetera, però anche lì una serie di cose devi necessariamente integrare gli interessi in un sistema che più o meno garantisca un po' tutti, meno che in altre situazioni, ma comunque. Ecco, in Europa noi questo non siamo riusciti a costruire, non siamo riusciti a costruirlo proprio perché il mercato non basta a se stesso. Questo è un fallimento della politica, ma per ragioni opposte a quelle di chi pensa che la crisi sia un fallimento della politica. Un fallimento della politica è non aver saputo gestire la crisi, non la crisi in quanto tale. E alla fine non è la politica statale che ha prodotto la crisi dei mutui subprime, è l'andamento del mercato basato sui celeberrimi algoritmi prodotti in questi anni, che volevano dare oggettività, fondamento. Ma voi pensate a una cosa, alla prossima bolla che sicuramente esploderà, che è quella di Bitcoin, che è sbalorditivamente una cosa che c'è sempre stata, con un aggravante. Quello che c'è sempre stata è il sistema Ponzi, cioè emetto un titolo di debito, pago interessi favolosi, che do effettivamente come? Con i soldi investiti dai nuovi clienti che li versano, a cui pago gli interessi con i capitali degli altri ancora. Poi a un certo punto, quando il sacco è pieno, sparisco, guardate. Guardate che Bitcoin è la stessa, quello stessissimo meccanismo, con una differenza:
che ai tempi di Ponzi quello che emetteva i titoli, ci furono cose simili per esempio in Portogallo con lo scandalo di Arturo Vigilio Alves Reis o anche da altre parti. Beh, però se volete per certi versi, anche Sindone, che però è una un po' diversa, che però c'era un nome, un cognome e un indirizzo. E se tu volevi rivendicare i denari che avevi investito, c'avevi qualcuno da citare, poi magari una classe era vuota, ma insomma. Qui non sai nemmeno chi ha emesso, dov'è, chi è, dove sta, che fa. E come sei. Ti bussassero alla porta, vai ad aprire, ti trovi davanti un signore con un casco da motociclista scuro che non si presenta e che ti dice: guardi, io se ricevo un investimento vi pago il 300% nel giro di pochi mesi. L'ho fatto con il suo vicino di casa sotto, se mi dà i soldi che ha, io mi triplico. E tu che fai? Senza sapere chi è, cioè vai in casa, prendi tutti i soldi che hai e li dai. Siamo a livello, cioè è un atteggiamento da pensiero magico, quanto di più arretrato. È ovvio che questa cosa scoppierà in una nuova bolla. Tutto l'ordinamento di Verissa galleggia su una serie di bolle per cui esplosa una. Il progetto europeo, per tornare all'asse centrale del nostro ragionamento, è una bolla di natura politica che galleggia sulle bolle di natura economico-finanziaria. Di fatto, dove voi constatate l'inesistenza del progetto è che proprio nel periodo storico della geopolitica, in cui c'è questa fusione fra dimensione politico-economica, militare, economica, finanziaria, eccetera, l'Europa non esiste come soggetto geopolitico. C'è un ministro degli esteri, Mr. Pesce, che per la verità sarebbe una Miss Pesce, perché è la moglie di cui nessun cittadino europeo sa cosa pensa di qualsiasi argomento, una persona di totale irrilevanza. Ora, la verità è che Macron ha una sua visione geopolitica, e lo vedi nel viaggio in Arabia Saudita, nell'incontro con Putin, eccetera. La Merkel ne ha un'altra. L'Italia è quella più europeista, perché non ne ha alcuna, quindi in quanto tale è fungibile a qualsiasi cosa, insomma. Non parliamo dell'Inghilterra, eccetera, eccetera. E qui il fallimento, cioè il fatto che tu non hai un soggetto geopolitico neanche per quello che potresti avere. Guardate, siamo ridotti a dire che persino un progetto di tipo confederale sarebbe in qualche modo preferibile alla situazione attuale. Io non sono un tifoso del progetto confederale europeo, ma rispetto alla situazione attuale sarebbe un passo avanti, sarebbe un qualcosa. Ecco, io credo che sia arrivato il momento di fare i conti con mezzo secolo, no, 70 anni di fallimenti e prendere atto che è arrivato il momento di sciogliere le attuali strutture, ripensarle completamente. Io non sono ostile a un'idea di un'Europa in qualche modo integrata, ecco, uso questa espressione. Prendo atto che questa non è un'Europa integrata. Prendo atto che questa è un'Europa nella quale c'è la sopraffazione del soggetto più forte sul soggetto più debole, che però poi non lo accetta e cerca di reagire furbescamente. Prendo atto dello scarso funzionamento anche del progetto, della scarsa funzionalità dell'euro. Tutti i grandi obiettivi che erano stati promessi
con l'introduzione dell'euro, a cominciare con l'idea di equalizzare i livelli di sviluppo in Europa, di avvicinare i paesi meno forti, meno sviluppati a quelli più sviluppati, quindi in qualche modo omogeneizzare il livello. Voi avete questa percezione di quello che sta succedendo? Vi sembra che la Grecia, il Portogallo, tutto sommato anche l'Italia, abbiano migliorato la loro posizione rispetto alla media europea? Si era detto che l'Europa, che l'euro avrebbe aperto la strada all'unità politica, non ne parliamo proprio, al massimo si parla, ma è una minaccia obiettivamente, di un sistema fiscale europeo che sarebbe quanto peggio possiamo immaginarci. L'unica cosa che effetti, l'unica promessa che è stata mantenuta è che in effetti i costi di scambio delle monete sono stati riassorbiti perché c'è una moneta unica, e questo più o meno è il valore di un punto di PIL. Sì, ma insomma, obiettivamente non credo che sia un vantaggio tale da giustificare gli svantaggi. Anzi, io constato che l'adozione della moneta unica ha svantaggiato tutta una serie di paesi come l'Italia, manifatturieri orientati all'esportazione, che hanno trovato difficoltà maggiori a piazzare i loro prodotti all'estero. Allora, vogliamo tenere ancora la moneta unica? Beh, le soluzioni sono diverse, non sono soltanto... Una delle cose più in malafede che io sento dire è l'atteggiamento di chi dice: ah, voi volete tornare alla lira, a questo punto torniamo al sesterzo, che è un modo per buttarla in cacciara e non discutere seriamente. Ci sono molte soluzioni possibili, c'è la doppia circolazione, c'è l'idea di tornare al rapporto del sistema monetario europeo, esiste l'idea di fare più monete, non solo una. Ad esempio, probabilmente una moneta del Sud Europa sarebbe forse un po' più funzionale di quanto non sia un'unica moneta per tutti quanti. Ma voi pensate soltanto a una cosa: in fondo il Bitcoin su che cosa passa? Sulla crisi della moneta in quanto tale, in quanto concetto economico, nella situazione attuale, sulla crisi della finanza, per cui siamo alla moneta fai da te, e non è solo il Bitcoin. Pensate alle monete locali, il Sardex per dirne uno, ma ce ne sono tante in Europa. Pensate a meccanismi piuttosto rudimentali di scambio in compensazione di alcune regioni europee. È perché c'è una fuga dalla moneta così come è pensata e strutturata oggi. Ecco, io credo che sia arrivato il momento di discutere se di mettere veramente sotto sopra questo ordinamento, di riaprire, di rinegoziare completamente tutto l'assetto dell'integrazione europea, compresa la moneta. Forse lo studio della storia di questi 50 anni e del cosa non ha funzionato potrebbe aiutarci in questo senso. Grazie.